L'orgoglio e la determinazione di Ajace nel compiere il suo destino ti avrebbero dovuto mostrare in modo chiaro e terso quanto lo è il giorno meridiano in estate e la notte cristallina dell'inverno, che Ajace non era solo un uomo gonfio nel proprio orgoglio, ma anche un uomo solo. Amante solo della solitudine, della propria solitudine interiore, smisurata e distante. Cogli in queste mie parole la necessità di lasciare che la figura di Ajace si perda all'orizzonte e che voi, pur non potendolo perdonare, lo abbiate a dimenticare. Ai, ai, Ajace. Chi l'avrebbe mai pensato che questo nome fosse così adatto alle mie sventure? Ora però è il momento di gridare per due, tre volte, ai, ai, Ajace, davanti a sciagure così grandi. Non è bello vivere bene. E a lungo, per chi non prevede mutamento ai suoi mali. Quale gioia può dare un giorno che se succede all'altro, che cosa può procurare, offrire se non la morte? No, non è degno di stima l'uomo che si nutre di speranze vane. Vivere bene o morire bene, questo è il dovere dell'uomo nobile. Ed è tutto. Seguito il suo dovere di uomo nobile, o vivo come un uomo nobile, oppure se non ho il riconoscimento di questa nobiltà, io non vivo. Non è giusto raccogliere i pezzi di me stessa dopo che qualcuno ci ha giocato a suo piacimento. Mi dispiace, con me non si gioca più. Questa invece è la mia invettiva. E loro invece no. Voto assicurato, lavoro assicurato, semplice, facile e veloce. Minimo sforzo, massima resa. Dirigente scolastico, assessore alla cultura, il gioco è fatto. E una mattina ti trovi a sentire, la mamma stira, il papà legge il giornale. Ora, bambini, analizzate. Mi sono sentita un po' Ajace, nel senso che mi sono sentita delusa da un sentimento che comunque è una delle cose più importanti nella vita e dalla persona che veramente sentivo molto vicina. E in quel momento ho deciso, un po' come Ajace che diceva vivere bene o non vivere a metà, di chiudere. Oggi mi dico sei stata troppo buona. Hai dato fiducia e gentilezza spesso immeritate, in cambio del massacro di te stessa. Ho vissuto battaglie quotidiane con la mia introversione, nelle amicizie, sui banchi di scuola. Una sera l'ho visto scoppiare in singhiozzi disperati e ingoiare lacrime salate, dopo che per giorni, notti intere, con funesta passione e parole taglienti, avevo urlato tutto il suo odio per questo mondo di mafiosi, di omertose, di raccomandate, di traditori. Credo, e ho incontrato un Ajace, ho pensato proprio ad Ajace, ho detto lui è un Ajace, ha tantissimo da dire e si tappa la bocca, se la riempie di vino, e perché gli fanno credere che di non aver nulla da dire, ma in realtà. Ajace passa dalla bocca, bocca che viene imbavagliata, che mastica una mela, che si impregna del sapore amaro di caffè e sigaretta, che ci viene riempita o che ci riempiamo noi di consensi apparenti e di falsi bisogni. Una bocca che alle volte sa di sale o che ci parla nel sonno, perché solo lì trova la sua dimensione.
e continuo a ripetere a tutti: chiamateci con il nostro nome. Ajax chiama per telefono, nessuno le risponde, la gente non si ferma. Ajax chiama di volta e non racconta nessuna risposta, ma invece conta la sua storia senza che nessuno lo ascolti. Mi sono concentrata sul sapore delle lacrime, cioè piangevo talmente tanto, continuavo ad ingoiare queste lacrime e sentivo proprio il pizzicore in bocca. E noi non impareremo mai a essere saggi. Da poco io so che i nemici odiati ci potranno anche amare più tardi e che gli amici a cui farò del bene non saranno amici per sempre. L'amicizia non è un porto sicuro per gli uomini, ma tutto andrà per il meglio. Io vado dove devo andare, voi fate come dico. Anche se ora soffro, tra poco saprete forse che ho trovato la mia salvezza. Cioè, il concetto di nemico e amico, io alla base non lo comprendo, non lo vedo, non trovo nel nemico, nell'amico qualcosa che possa avere potere. Cioè, si prova l'esistenza di qualcosa dicendo che ne esiste il contrario, e appunto lei diceva che i nemici adesso non esistono, e quindi per me di conseguenza non esistono i nemici. Non esistono amici, ma il concetto più alto di amicizia non è che disprezzo chi ho vicino, anzi. Un'istantanea che mi ritrae con mia sorella, mio fratello e il mio nipotino, che mi hanno invece regalato per il mio ruolo. Ci sono istantanee che sono riassunti di una vita. Auguri per il ruolo di sorella, di zia, di insegnante. No. Più che altro, perché non affrontare qualcosa anche con i nemici? Un amico e un nemico possono aiutarti entrambi. I nemici più nemici sono quelli che sono stati i nostri amici. Cosa c'è di più nemico di uno che ci è stato amico? Un collega. Però sono partita da un sentimento, che è quello della nostalgia, e poi l'ho collegato al mio vissuto, che è quello di aver avuto dei momenti nostalgici, e l'ho calato in qualcosa di comunicabile, che è il mio discorso, il mio dialogo ingannatore. Ehi, ciao, come stai? Come ti trovi nella nuova città? Bene, molto bene. Un'ottima accoglienza, un ambiente di lavoro innovativo e stimolante. Eh sì, immagino, hai fatto bene a spostarsi, qui invece le solite cose. Ah, ma dai, non mi dire. Ai, Ajax, seguo la scia della tue lacrime, una strada salata e tracciata all'orizzonte. Ma non riesco a trovarti, solo ascolto il tuo rimpianto. E è uscito un po' una Ajax, nel senso che io, in vista del ricordo passato, sono scattata e l'ho difesa con tutta la mia forza, e alla fine non ho ceduto su niente e sono riuscita a metterlo a tacere, nel senso, alla fine l'ho avuta vinta in tutto e per tutto, e c'era mia sorella che ha pianto un po' meno di me. Avrei dovuto essere diversa, ma io ero così. Non sono più così. Ho imparato a selezionare minuziosamente le situazioni e le persone che davvero meritano. E oggi il registro cambia dal bianco al nero. Un profondo cambiamento, nel senso che non ha voluto cambiare gli altri, non ha aspettato che cambiasse il mondo attorno a lei, ma è cambiata lei stessa. E in questo ha trovato una risurrezione, diciamo. In tutti i discorsi non c'era un arrendersi. Trovare Ajax una volta abbandonato, nel senso che tutti mi sono sembrati... Cioè, mi è sembrato che tutti hanno trovato Ajax in una situazione nel momento in cui hanno riconosciuto di non essere più
quella persona, nel senso l'hanno trovato nel momento in cui l'hanno abbandonato, cioè l'hanno riconosciuto perché non era più parte di loro. Ay, ay, ayas, essere coraggioso costa tanto, è ora di essere felice. Questa canzone Dove e Quando, che è il finale di questa fantastica serata, la vogliamo dedicare ad Ayace che deve partire per un lungo viaggio. Un applauso! Che se ne va, azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te.